Salve a tutti, oggi un altro video sui tatuaggi, un altro perché questo fu il primo video che feci da quando avevo comprato la silhouette proprio sui tatuaggi. E allora feci per poi trasferirli sulla pelle. Oggi invece vi voglio far vedere un altro modo di decorazione su altro materiale, e io oggi ho scelto una candela e un piatto, ma vi assicuro che riusciamo a fare anche sulla carta una sorta di trasferelli. Io ho provato proprio perché ero curiosa e mi è piaciuto molto il risultato. Poi ve lo farò vedere, anche se ho fatto un errore. In pratica avevo stampato, in questo caso avevo stampato bene, che vedevo bene, invece dovevo stamparlo alla rovescio, per poi quando si trasferisce si vede al dritto. Vabbè, lasciamo perdere, dopo poi vi faccio vedere. Ora io, per fare prima, mi sono scaricata due disegni dal sito della Silhouette. E ho scaricato due immagini natalizie. Visto che si avvicina il Natale, ho preferito fare la candela e il piatto natalizio. Ah, prima di tutto, io avevo già impostato, perché ho fatto la mia prova. Mi raccomando, dovete impostare la pagina perché non è una 4 e dobbiamo mettere le misure esatte, perché quando andiamo a mettere i nostri crocini, se la pagina è più piccola, un crocino non viene visualizzato e di conseguenza poi vi taglia male il disegno. Quindi i fogli dei tatuaggi sono 21,6 cm per 28 cm. Vedete qua 21,6, in questo caso noi parliamo di millimetri, quindi 216,0 e 280,0, e imposto la pagina. Ora ci andiamo a importare i nostri disegni. Io ho scelto questo e lo metterò nel piatto, e poi ho scelto questo che metterò nella candela. Come ho detto, ho fatto un errore prima, e questo dobbiamo, facciamo così, li selezioniamo tutti e due, tasto destro e capovolgi orizzontalmente. Ecco, vedete, noi vediamo alla rovescio, ma in realtà quando andiamo a trasferire il disegno lo vediamo dalla parte buona. Ora dobbiamo impostare i crocini, quindi andiamo sui crocini. Io metto tipo 2 originale, in questo caso non andrebbe bene, vedete che il disegno mi sborda, quindi diciamo prima di tutto cerco di rimpicciolirlo un pochettino, e questo pure. Poi, per essere sicura che rimango dentro nell'area disegno, io ci metto le guide. Purtroppo chi ha la versione free, quella che è in dotazione con il software, con la macchina, quando lo comprate, non ci sono i righelli, è solo nella versione a pagamento. Però magari andate ad occhio e ci riuscite lo stesso. Vedete, io me lo metto un po' più in giù, in questo modo. Vedete, ora sono dentro al mio rettangolo blu. Fatto questo, andiamo nelle impostazioni taglio. Io, avendo preso un disegno da Silhouette dal sito, vedete, ha già i contorni rossi. Quindi non vi sto a spiegare la procedura di scontornare, perché in questo caso sarebbe da scontornare, perché vedete che ha lo sfondo bianco. E magari chi invece prende qualsiasi immagine vada a vedere il primo video, oppure avevo fatto anche un video su come scontornare le immagini, magari vi metto il link nel video. Bene, detto questo, andiamo a dare invio alla nostra stampante. Ecco, altra cosa fondamentale, mi raccomando, io in questo caso ho un Epson, ho fatto preferenze stampa, e
dobbiamo mettere il tipo di carta, mi raccomando, lucida. Io qui ho Epson Glossy, ma vuol dire lucida. Ok? Diamo ok. E ora diamo stampa. Poi vi faccio vedere come taglia e come poi metteremo sul piatto e sulla candela. Quindi ci vediamo nell'altra postazione. Bene, ora siamo nell'altra visuale. Vi dicevo, questa è il materiale che usiamo. Vedete le misure, ve le da qua. Non so, si mette a fuoco. Comunque qui ci sono le misure della carta. Ora dobbiamo mettere questo trasparente. Io ho stampato, vedete, qui ve lo fa vedere alla rovescio e sono venuti stampati tutti i crocini. Ora mi tolgo questa strisciolina qua e lo mettiamo sopra, mi raccomando pari, quindi mettiamo qua e qua, tiriamo da questo lato qua e lo mettiamo giù ed ecco qua. Poi ci aiutiamo con, io uso questa spatolina qua per togliere tutte le bolle. Scusate, non vi ho detto tipo di materiale, dovremo mettere fogli per tatuaggi temporanei come lama 4, velocità 3 e spessore 25. Io lascio queste impostazioni, vediamo dal di qua se la lama è 4 5, quindi lo mettiamo nel 4 così, inseriamo la lama, sopporta lama e mettiamo il nostro tappetino con i nostri disegni, lo mettiamo a pari, mi raccomando, al nostro segno. E come ho detto diverse volte, quando si taglia con i crocini dobbiamo chiudere lo sportello e una volta fatto questo diamo invia a silhouette. Ora mi sta leggendo i crocini. Carichiamo e ora vi faccio vedere come trasferirlo. Ecco qua. Bene, ora vi faccio vedere come trasferire in questa candela. Abbiamo detto, gli mettiamo questo così, vedete? Ok? Quindi dobbiamo togliere la pellicola che avevamo messo sopra. Poi posizioniamo il nostro disegno da questa parte qua e lo posizioniamo e attacchiamo. Poi io mi sono inumidito un pezzo di carta e picchiettiamo sopra
in modo da far staccare il nostro disegno sotto. E andiamo a distaccare molto ma molto delicatamente la parte sopra. Ed ecco qua, vedete? Il nostro disegno trasferito sulla candela. E vedete che la scritta ora è venuta al dritto. Questa è una bellissima idea, io la trovo fantastica perché molto spesso. Ora vi faccio vedere questo nel piatto. Quindi facciamo sempre nella stessa maniera, togliamo la pellicina, lo mettiamo nel mezzo. Ecco qua il mio lavoro finito, vedete? Questo è il piatto con il disegno e questa è la candela. Bene, io spero di esservi stata di aiuto e che questo video vi sia piaciuto, questa alternativa di usare il materiale per tatuaggio. Io vi garantisco che è in questa maniera qui è veramente bello perché dà un altro effetto. E ciao, al prossimo video!